Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Carlotta e oggi nuovo vlog. È domenica, voglio portarvi con noi perché vogliamo che sia una giornata super super produttiva e voi non lo sapete, ma se sto con voi mi rendete molto più produttiva. E tra l'altro, guardate, ho i patch occhi di Yepoda, uno così e uno cosà, perché stavo facendo il video. E non so se voi lo sapevate, ma mettendoli così andate a ridurre le zampe di gallina, mentre così andate a ridurre le borse, magari una cosa che non sapevate e può esservi utile. E adesso direi che prima di andare a mettere il lampadario nuovo, volevo inquadrarvi, siamo in bagno, che è qui. Qui andrà il lampadario nuovo, ma prima vi porto a vedere dei nuovi arrivi. E sono arrivati i nuovi completi per l'autunno di Oceans Apart. Adesso ve li mostro indossati perché sono veramente veramente belli. Poi perché è mattina e di conseguenza ho ancora la pancia un po' piatta. Tra l'altro anche questa gonnellina è di Oceans e la sto sfruttando veramente tantissimo. Intanto che io vado a farvi vedere le cosine nuove di Oceans Apart, Walter monta il lampadario di Skloom, che è arrivato ieri circa, e abbiamo preso una plafoniera nera in tessuto. Aiuta! È andato a comprare anche le lampadine, tutto quanto, ed è fatta così. Vedete, questa parte è in tessuto, è morbida. Vediamo com'è appesa. Fai un buon lavoro, Vedremo. vedremo. C'è anche la parte Questa è la sotto poi, plafoniera. ok, poi c'è la parte sotto che va a chiudere ovviamente. Ecco qui il primo set indossato. Allora, lui secondo me è molto molto bello, vi starete dicendo, ma che autunnale è che è corto? Beh, allora io vi dirò, questi pantaloncini li utilizzo anche sotto i vestitini perché uno sono più comoda che in estate, almeno sono serena che sotto c'ho qualcosa, e poi mi tengono caldo anche alla pancia, quindi secondo me sono perfetti per l'autunno. E poi il toppettino invece è fatto così, molto bello, oltre al fatto che ancora ci sono 30 gradi di giorno, quindi in realtà ci sta un sacco, a me piace molto, tiene anche bene in dentro la pancia, molto molto bello, anche il colore per me è super approvato. Altro set, allora io questo ce l'ho già in altri due colori perché mi piace veramente veramente tanto. Lo trovo super comodo, molto bello ed è la prima tuta nella vita che mi ha fatto uscire in tuta. Io normalmente non esco mai con la tuta, ma questa secondo me è molto bella. Rimane crop la parte sopra con la sua cernierina e poi c'è il pantalone che potete portare sia normale così, ma anche risvoltarlo, che a me piace sempre molto così. Sotto ho ancora i pantaloncini comunque. La tuta è questa, zampa larga, bella comoda, larga, mi piace veramente tanto, guardate come è scialla. E ultimo set, lui, questo in realtà è in condivisione perché questo modello ce l'abbiamo anche lui in tanti colori, lo utilizziamo sia io che Walter, è veramente bello, più che altro il tessuto è proprio morbidosissimo, all'interno è bella felpatina, bella bella morbida, e queste sono le tute che utilizziamo veramente tutto autunno e tutto inverno, sia per stare in casa che Walter anche per uscire. Io per uscire un pochino meno preferisco l'altro modello, però la felpa, la parte sopra, la utilizzo tantissimo anch'io, anche sopra i leggings, sta da Dio. Poi quest'anno va di moda il grigio, se non lo sapete perché non avete visto il video delle tendenze, ma andranno di moda gli outfit total grey, quindi direi che questa tuta è veramente perfetta. Io comunque vi lascio qui il codice sconto, che non è affiliato, io non ci guadagno nulla, ma se volete risparmiare qualcosina fa sempre comodo. Tra l'altro hanno anche abbassato tutti i prezzi sul sito, quindi già costano meno e in più avrete anche lo sconto. E adesso andiamo a vedere a che punto è Walter. Io mi cambio però perché non fa ancora così freddo, questa felpa è davvero bella calda, ma non è ancora la giornata giusta. Ok, mi sono cambiata, adesso vi porto a vedere la plafoniera. Comunque, questo completino di Oceans è quello che ho usato di più in assoluto durante tutta l'estate. Freschissimo, morbido, comodo. Poi così non devo mettere il reggiseno. Top.
Se lo trovate, io ve lo consiglio, ce l'ho anche in rosa perché lo sfrutterete tantissimo l'anno prossimo. Questa è la plafoniera montata, amore, cosa ne diciamo? Voto? Meno male che costava tipo 60 euro, l'ho pagata 30. Allora, boh, non fa tantissima luce, non lo so. Beh, carina, luce, ma poi ne mettiamo un'altra. Lampadine. Allora hai sbagliato tu. No, ho preso le più forti che potevo montare. Ah, ok. Cambio lenzuola, mettiamo queste qua che le avevamo prese su Shein, che secondo me sono bellissime. Ta-da! Bisogna sistemare anche la sala, comunque. Questa pianta adesso stiamo vedendo se siamo allergici, anche se sembra di no, dai. Tu che dici? No, non mi sembra. Perché l'altra eravamo allergici, quindi abbiamo detto aspettiamo, vediamo, lasciamola qua. Secondo me è molto carina, alziamo ancora un po' con un altro vaso e ci sta. Adesso caffettino, anche se in realtà è ora di pranzo, ma aspettiamo ancora un attimo. Ho fatto quest'angolino, in realtà doveva essere lì, ma poi ho paura di sporcare il muro, quindi abbiamo messo tutto qua. Vabbè, qua c'è anche il cavo del telefono adesso. Voglio comprare un portamiele carino, poi qui vabbè ci andranno sicuramente dei fiori freschi che devo andare a prendere. Tutte le cialde sono dentro qui. Non lo so, voglio qualcosa di carino. Allora, dato che l'unico impegno mondano di oggi è questa sera, io direi di andare a mettere bigodino perché sto cercando di far ricrescere i capelli. Li ho tagliati tutti a seguito di vari drammi esistenziali, mega deco e cose. Adesso sono lunghi fino a qua, io vorrei arrivare alla fine dell'inverno ad averli almeno fino a qua, ok? Qua. Questa è la speranza e quindi sto cercando di trattarli molto molto meglio rispetto al solito. Anche se in realtà io sono una che fa sempre maschere tutto l'anno, che ci tiene un po' al capello. E andiamo a mettere la fascia di bigodino. Io la utilizzo da un bel po' e devo dire che mi trovo molto bene rispetto alle altre fasce. Anche se perdo costantemente il loro mollettone, solo Dio sa dove lo metto. Cerco di stare un po' più leggera perché l'ultima volta ho stretto talmente tanto, ho tutti i boccoli forti anche qua e invece vorrei qualcosa di un pochino più blando per questa sera. E io di solito prendo una ciocca così, poi vado a prendere, vedete qua dietro, ok, queste, perché se voi prendete solo da qui e girate finisce che poi qua dietro non avete niente, questo poi non ve lo dice quasi mai nessuno, quindi vado a riprendere, vedete, queste ciocche qua. E le vado a girare quando arrivo a pari con la linea del davanti, che qui non ne ho più, allora riprendo anche questa parte, altrimenti no, se no poi davvero finisce sempre che avete tutti i boccoli solo davanti e dietro siete lisci, un po' come quando ci facevamo i capelli lisci alle medie che eravamo pischelle. Adesso vabbè, alle medie sono mega più avanti rispetto a noi. Poi vado a rotolo e chiudo. Sarebbe il colmo se stavolta che ve li ho fatti vedere vengono una schifezza stasera. Spero di no. Tra l'altro stasera, cioè raga, obbligatemi, anche se devo andare a piedi non mi interessa. Io voglio mettere i tacchi. Cioè è un botto che non metto i tacchi perché ogni volta o andiamo a Milano e allora uno dice vabbè, se devo andare a Milano poi devo camminare e non li metto. Usciamo a cena, sì, però dopo andiamo con gli altri di qua, di là, e quindi poi alla fine non li metto. E però sono le scarpe che compro di più, perché alla fine i tacchi secondo me sono veramente meravigliosi, quindi continuo a comprarli e poi non li uso. Ne ho un paio di Zara ancora nel sacchetto, vi dico solo questo, che vabbè, li ho presi in casa di cerimonia perché sono molto belli, adesso ve li faccio vedere, non so se... Sì, forse era in un vlog che li avevo presi, vabbè, dopo ve li faccio vedere. Però sono così carini a sandalo che tra l'altro se non li usiamo adesso è finita ormai la stagione. Ok, li ho fatti legati dietro col mollettone. Qua li sento molto più tirati rispetto di qua, vabbè. E poi vado ad applicarci sopra questo qui di Balea. Serve? Io non credo. Però ha un buon profumo, c'è scritto che dovrebbe donare onde naturali ai capelli, sa proprio... di mare. Quando arrivate al mare sentite quell'odore di crema abbronzante, è buonissimo. E comunque c'è scritto che in teoria è bifasico per i capelli, modellante,
che potete usarlo anche sui capelli asciutti in combinazione con la riccia capelli. Io invece lo uso così, con sopra la fascia, perché è un buon profumo, mi piace, e vediamo che cavolo ne esce dopo, anche perché altrimenti non finisco mai, perché in tutta estate non l'ho mai utilizzato. Oggi pranzetto light, tra l'altro a me la senape non fa neanche impazzire, ma questa qui sul carpaccio è buonissima. Walter no, Walter mette le scaglie di grana e un chilo di pane. Adesso invece appendiamo i quadretti di Temu, che è un sacco che sono qua, e pensavamo di metterli qui, praticamente nel corridoio, in fianco alla scarpiera, per non lasciare qua tutto bianco. Walter prende le misure, bravo amore, lavora, lavora. Qua super professional, con il laser per andare dritti. Cioè, secondo me è molto figo. Molto, ne comprerei altri, mi piace questo stile di quadro. Però mettiamo, tra l'altro, amore, sarà puntine. Il tatuaggio, eh? Le mettiamo tutte le sì, puntine. Sì, abbiamo messo le puntine oro che ha preso Walter e a questo punto ne mettiamo quattro, che ci sono i buchi anche sotto. Fai vedere, amore, come si mette una puntina. Aiutami. Ora Walter, vai amore, col dito. Abbiamo il muro molle. Ah no, perché c'è dietro la porta scorrevole, c'è solo il gesso. Faccio un close up, vengo vicino. Adesso ci provo anch'io. Mamma mia! Queste sono le maniglie che abbiamo scelto per la scarpiera. Vedete che hanno il dettaglio così e sono praticamente identiche a loro, stessa marca. Solo che queste sono tonde, queste sono squadrate. E vabbè, il colore ovviamente, per cambiare un po'. Però a me piace un sacco questa cosa, cioè fa molto ricco secondo me. Angolo finito. Col grand'angolo sembra che dei problemi, sono diverse in mezzo. Ecco, sì. A me piace molto. Amore, approvi? Sì, a posto, sei contenta. A posto. L'anticamera è quasi finita, perché qui dobbiamo pensare a qualcosa, anche solo per coprire la scatoletta. La spada, bel sereno. Mission Impossible, ho deciso di provare a sistemare questo cassetto. Sarà dura, ma ce la farò. Ok, ho fatto una doccetta al volo, adesso vado a mettere questa maschera qua di Yeboda, perché ho bisogno di fare una bella mascherina. Questa è un po' esfoliante, quindi va a depurare un pochino la pelle, ma allo stesso tempo va ad idratarla. Sento la mia pelle che ha proprio bisogno di un trattamento in più. Ragazzi, sono un botto imbevute, cioè. Veramente un sacco di siero. Io dovrei prendere delle forbici e adeguare la maschera. Mentre la lasciamo in posa, andiamo a prendere una di queste qui, che le ho prese su Shein. Sono tipo delle maschere in tessuto, ma senza niente. Cioè, sono in pastigliette. Quindi voi le aprite e scegliete il... Oh mamma mia, aspettate che è entrato un po' di siero nell'occhio. Ok, andate ad aprirle e poi le buttate dentro qui. Oppure ci mettete il siero che preferite. Però guardate qua, c'è un sacco di roba. Non so se si riesce a vedere, oppure se faccio così esce tutto. Ok. Adesso questa maschera assorbirà tutto il siero che c'è all'interno, così posso farmi un'altra maschera con la stessa cosa. Ok, almeno adesso altro taglio, così anche qui va ad aderire bene. Scusate, ma mi guardo nello specchio prima che mi cavo un occhio. Ok, così qua la facciamo aderire, qua anche. Togliamo il bigodino e vediamo che cosa è uscito. Tra l'altro, ho appena guardato in basso, ho visto che devo mettere un po' di crema sulle gambe e vediamo se sono venuti bene oggi oppure no. Beh, ve l'ho detto, li volevo un po' più morbidi, non troppo tirato di qua. Secondo me sono venuti un po' più strong perché ho tirato di più. Ma
Adesso invece andiamo a svuotare questa scatola che è qui tipo da quando ci siamo trasferiti. Vediamo che cavolo c'è dentro e capiamo come sistemare le cose. Allora, questo si può buttare, direi. Questa è di Zara, la volevo usare un sacco per uscire alla fine, l'ho utilizzata a lavoro, si è rovinata tutta con i fili tirati, il colore si è, boh, non lo so, non è durata tanto. Questa è una maglia del lavoro di Walter, amore, vuoi tenerla? Sì, ok. Questi jeans sono di Walter. Questi jeans sono di Walter. Amore, meno male che hai detto che era tutta roba mia. Erano, Hai trovato i non jeans. c'erano più. Le targhe di casa Ameda. Queste cosa dobbiamo farne? Le prenderò in garage. Le appenderò in garage, quindi possiamo togliere questa scatola e portarle in Sì. garage. Tieni. Un quadretto. Questo vuoi appenderlo? Ma dove? Dove? Allora, io mi abbasso così se non mi vedete. C'è un problema enorme con questi quadri perché la casa è tutta lunga e quindi le pareti sono immensamente lunghe e non sappiamo come diavolo mettere i quadri. Puoi metterlo qua. Orrendo. Tieni. Mi rovina tutta la casa. È tutta molto Metterlo in garage anche qua. estetic. Mi addobbo il Se garage da uomo. la roba che piace a Walter va in garage. Farò il garage da uomo. No, mi sento in colpa, amore. E però effettivamente non sta bene. Cerca qualcosa da uomo Me lo estetic. metto nell'armadietto Grazie. lavoro. Faccio come alle Poverino, scuole. mi tiro su, vi faccio vedere le cose. Ok, mentre le pesco, che è più carino. Questa è mia di Oseans. Ok. Che tra l'altro è pulita, l'ho buttata qua dentro, ma l'ho usata una volta. Una mia gonna. Perché poi quando ci sono le scatole in casa diventano tipo il Le sedie. monnezzaio, sì. Butti tutto dentro lì e va bene così. Ah, ma i pantaloni di Ocean dove erano? Quelli della tuta che vi ho fatto vedere stamattina. Questo è l'altro colore che ho. Ce l'ho così e marrone. Questi sono da lavare però perché sono sporchi. Un asciugamano. Questo va in bagno, mi sa. Non è il suo posto qua. E perché lo dice a me? Perché ci sei solo te. Un tappetino di quelli pelosi che in casa vecchia avevo sopra le mensole. Qua non saprei cosa farmene. Cioè, cosa ce ne facciamo? Non abbiamo neanche una mensola, non abbiamo niente. Boh, vabbè, lo portiamo giù. Questo è da buttare. Ci buttiamo dentro anche gli altri sacchettini. Qui abbiamo le tende. Amore, dobbiamo prendere le misure delle tende. Questo è un post-it. Un sacco di post-it. Vanno in studio. Le tende. Le tiriamo su e prendiamo una misura lampo. Così lo porto stasettimana a fare. Ok. Grazie per avermi risposto. Le abbiamo lavate tutte e poi ributtate dentro alla cazzo. Bravi noi. Poi cosa c'è? Questa è la base di un letto. Perché qua dentro? A me lo chiedi? La pieghiamo e la mettiamo via. Hai detto che era tutta roba mia questa. Questa è la maglietta tua. È tutta roba tua, ma che cazzo vuoi da me? Oh, un appendino, un altro appendino, questi servono. Dobbiamo toglierla di mezzo. Ah, questo qua è una busta di calzedonia rotta, Bene, evidentemente, da buttare. perché. La buttiamo, ok, andata. Avrà 100 anni, le davano con i costumi un sacco di anni fa. Oh, le buste per i regali, vabbè, l'ho rovinata tutta. Compreremo altre a Natale. Il libro per imparare l'inglese. In Sì, che pandemia ero partita puoi benissimo. buttarlo, che tanto. No, dai, prima o poi secondo me nella vita lo leggerò. Cioè, Sì. l'altro l'ho finito, ce l'ho fatta alla fine. Vabbè. Perché non finirò Dove lo questo. mettiamo? Non lo so. Quindi Busta. Che va in studio, mettiamo le cose in studio qua e le portiamo di là. Altro libro, non l'ho mai letto questo. Me l'ha regalato, ero fissata con sto tizio tantissimi miliardi di anni fa, adesso boh, non lo so. Poi un sacchetto bello questo qua, quello dei mobili. Ti quello della piace? cucina. Ok. Sacchetto di Victoria's Secret con dentro un giochino per bambini, possiamo buttarlo. Non l'avevo mai dato, però. No, non lo voleva più Giulia, ha detto. Amore, dei fazzoletti, questi ci servono. Grazie. Toh, metti dentro anche questo Perché l'hai cartone. tirato fuori? Non lo so. Bustine.
candele, ma no, di là. Hai schiacciato, questo dai. È da buttare, sì, amore. Via. Qua abbiamo un accendino. Funziona? To. Arrivederci, che rosenza. Pantaloni, questi li usavo per andare al lavoro. Quest'anno non li ho neanche usati. Quindi, vintage. Quindi? Vinted. Bustinetta. Questo è studio. No, è studio. Questo è di Walter. Bosch. Cosa c'è dentro? Puntarie. Tieni. Forse ci sono anche le punte. Bravo. Liugio, scatola senza occhiali, perché sì, li aveva mangiati Spada anni e anni fa. Quindi direi che questa scatola possiamo anche buttarla, perché non ce l'ho più. Gioco della Nintendo, tuo. No, di mia sorella. Ah, vai pantaloncini, Dio, se ando verano. Queste sono tutte le cose che ho usato appena arrivati e poi ho smollato dentro sta scatola e abbandonata a se stessa. Questo cos'è? Bella, una maglietta piena di peli, direi che è da lavare. Poi, cos'è sta roba? No. Qualcosa dell'IKEA. IKEA, e possiamo buttare tutto quanto. Anche questo. C'è un micro cacciavite, lo vuoi? No. Lo buttiamo. Crema mani, questa è ottima della mia farmacia. Talmente buona che mi dà tipo 6 anni. Telefono di Walter, bello. Sì. Bello, cosa devo farne? Eh beh, funziona ancora comunque. Tienilo. Sacchetti di spazio della cacca. Che eravamo rimasti a corto. No, ma non è vero, ne abbiamo altri 2 rotte. Un pannetto per gli occhiali. Tanto non hai più gli occhiali. È vero, non è che più quelli da vista. Blocchetto per prendere appunti, sempre utile. Questo è da attaccare dietro le cover, che è il portacarta di Valentino. Potrei attaccarlo. Ah no, è tutta rotta la mia cover. Vabbè. Togli la cover. Abbiamo preso quella della Apple, sia io che lui. Io quella in silicone, lui quella in... Puoi andare via a far rumore dal microfono? Mi hai dato i sacchettini della merda. Ho capito, vai a rotolarli da un'altra parte. Ma... e si è rovinato tutto quanto. Cioè, la mia è pietosa, 60 euro e mi è durata di più quella dei cinesi pagata 3 comunque. Pacchetti di fazzoletti, top, che servono sempre. Una mascherina! Ve le ricordate le mascherine? Qua abbiamo 10 salviette deodoranti. Sempre utili. Un cappello bello, questo qua di Shein, quello è tutto peloso. Come so, amore? Pari una lampada. Grazie. Va nella tua parte. Che beh, parte. Ti pareva. Se va nella mia parte. Astuccio, ecco dove erano tutte le mie penne. Bello. Io tipo una mania per la cancelleria, anche se non vado più a scuola. E anche quando ci andavo, non è che ci andavo tantissimo. Matita bella, queste qua sono i portamine. Questa qua era di mio nonno. Una volta Walter voleva rubarlo e l'ho fatto sentire in colpa dicendogli che era del mio nonno. Ti ricordi? Sì. Bello. Una chiavetta della PlayStation. Cosa ce ne facciamo? Boh, era quella delle cuffie, ma non vanno più. Poi abbiamo 2 accendini ancora. Ah, uno non manca un pezzo, uno funziona. Top. Calzetti. Li mettiamo a lavare. Poi elastici e mollettoni, mettiamo tutto insieme, lo portiamo in bagno. Un'aloe praticamente finita però purtroppo, questa tra l'altro era anche buona, non c'è più niente. Un cavo di qualche cosa, di che cos'è sto roba? È tipo Philips, che cos'è? Boh. Sai che il rasoio tipo. Altro cavo. Questo lo buttiamo perché è tutto rovinato, prima che buttiamo anche i telefoni. Detergente per gli occhiali, vabbè, non ho più gli occhiali quindi. Poi abbiamo un'altra crema mani, un adesivo della Bresaola e monnezza varie, niente, un attacco dell'aspirapolvere. Abbiamo vuotato anche questo cesto, adesso possiamo usarlo per buttare il cartone. Ok, stiamo uscendo, in realtà ho fatto un TikTok perché gli occhiali da sole ormai non servono più. Questo è l'outfit, fa un caldo della malora, il blazer penso che non me lo porto nemmeno, però ci stava da Dio. Jeans lungo, strappato, texano, magliettina con gli Swarovski e la borsettina, questa qua è quella di Pinco. E niente,
Questo era tutto. Io vi saluto perché so che ho fatto miliardi di minuti di video, quindi già dovrò tagliarne un sacco, anzi mi tolgo gli occhiali per salutarvi così mi vedete negli occhi. Io spero che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia. Vi ricordo ancora una volta del codice sconto di O Senza Parte se dovesse interessarvi, e li ringrazio anche per aver sponsorizzato questo video, perché il codice non è affiliato, però il video l'hanno sponsorizzato loro. Io vi saluto e ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!